Now we are going to investigate the... Allora adesso andremo a capire quali sono le frontiere tra l'arte, la moda, il web computing con un associate professor del Media Lab dell'MIT. Benvenuto professor Leah Buckley, giusto? La prima donna qui alla Maker Fair di oggi, è un onore per me. Bene, buongiorno. Grazie moltissime per avermi invitata qui, sono davvero lietissima di essere qui in questo posto meraviglioso a partecipare a questo evento di questa comunità davvero eccezionale. Allora, come gli speaker prima di me hanno fatto, vorrei parlarvi del making, del fare. Io considero davvero il fare, il making, come i precedenti speaker, come per me fare è una parte inerente, essenziale dell'essere umano. Tutti ci sentiamo spinti a dover mangiare, bere, a procreare, e così allo stesso modo abbiamo questa, ci siamo così portati a fare qualcosa che vogliamo fare, qualcosa che fa parte di quello che ci rende esseri umani. Quindi il making naturalmente riguarda la tecnologia, l'engineering e la scienza, ma io volevo ricordarvi altresì che si tratta anche di qualcosa che ha a vedere con il design, con l'arte, con l'artigianato, che il making e il fare riguarda l'innovazione, riguarda la risoluzione dei problemi, l'utilità, quindi il fare qualcosa di utile per il mondo, e anche riguarda il commercio, nonché il capitalismo, ma è anche a che vedere, e questo è un aspetto altrettanto importante, con la bellezza, la curiosità, il mistero e la meraviglia. E credo che questa città così bella e antica sia proprio una cornice meravigliosa che ci ricorda proprio questa natura ambivalente del making e del fare. Nella mia vita e nella mia esperienza al Media Lab ho cercato di combinare queste due facce del making, e quindi oggi vi parlerò di alcuni dei progetti di cui mi sono occupata all'interno delle mie ricerche. Quindi ci sono due prospettive che i miei studenti ed io abbiamo adottato rispetto al making. Ne ha parlato Marx, ha parlato del fare oggetti, quindi noi naturalmente siamo maker, siamo persone che facciamo, e io amo molto mettere, assemblare tutte le cose e fare cose, roba per il mondo, ma a noi piace anche aiutare gli altri a fare, realizzare, creare delle cose, quindi siamo anche dei fabbricatori di esperienze per gli altri, e realizziamo quindi anche degli oggetti, degli strumenti, delle attività, e facciamo tutto e mettiamo in campo diversi tipi di attività per aiutare gli altri a diventare maker e creatori. Desidero iniziare con il parlarvi di alcuni dei modi con cui facciamo delle esperienze, quindi ve ne parlerò mostrandovi qualche progetto di nostro sviluppo. Il primo progetto riguardava un campo che viene definito electronic textiles, cioè tessile elettronico. Come si fa quindi il prodotto tessile utilizzando il computer? Un progetto da cui lavoro da molto si chiama Lilypad Arduino. Questo è uno strumento che appunto ci consente di fare della moda interattiva. È il quinto anniversario, in effetti, è il quinto compleanno quest'anno, festeggiamo il quinto compleanno di questo strumento e di questo kit, diciamo così. Questi sono alcuni dei pezzi che compongono questo kit Lilypad. Quindi questo kit è stato ormai sul mercato da 5 anni, e qui eccovi qui alcuni dei progetti che le persone hanno realizzato in tutto il mondo
con quel kit di strumenti. Per me è davvero molto divertente ed interessante vedere come gli altri abbiano utilizzato questi nostri strumenti. Più di recente abbiamo cercato di trovare modi per attrarre più giovani rispetto all'utilizzo di questo Lilypad e utilizzare questo come strumento per introdurli all'arte, al design, all'ingegnerizzazione e al mondo del computer. E questo è il pubblico che veramente noi desidereremo attrarre maggiormente. Quindi con questo pubblico, tenendo a mente questo tipo di pubblico, e insieme ad alcuni studenti ed un designer eccezionale, abbiamo scritto un libro che sarà disponibile a fine mese. È un libro che riguarda tutte le attività e i progetti svolti con Lilypad Arduino, che si chiama, un libro che il cui titolo è So Electric, è davvero destinato anche agli educatori ed è un prodotto davvero che mi piace moltissimo. Se siete interessati, se siete un educatore, se volete giocare un po' con i prodotti tessili, i materiali tessili e l'elettronica, ecco, questo è uno strumento. Allora, questo è un modo nel quale noi progettiamo delle attività per gli altri. Un'altra modalità di agire per appunto realizzare esperienze con gli altri è l'hardware open source. David Millis è qui e potete chiedergli, fargli qualche altra domanda riguardo a questo progetto dopo la mia esposizione, e vi parlerò di questo progetto a cui lui anche ha lavorato per comprendere come si può aiutare le persone a realizzare le loro apparecchiature elettriche. Noi siamo circondati da telefoni, televisori, eccetera. Non sarebbe bellissimo riuscire a farli noi stessi? E quindi lui ha cercato di capire come poter consentire alle persone di fare tutto questo. Questo è un progetto chiamato Costruisci il tuo telefono cellulare. Questo è un circuito stampato, una scheda di circuito per fare appunto un prototipo di cellulare. Questo è il telefono prodotto finito di Dave, e questo devo dire che è stato il suo telefono che lui ha sempre utilizzato negli ultimi 9 mesi, quindi funziona davvero e quindi è utile, e quindi questo mostra che potrete farne uno completamente da soli. E potete andare sul sito web di Dave, c'è tutto l'hardware e il software che sono necessari per appunto realizzare gratuitamente questo oggetto. Oltre a fare appunto tutto ciò, Dave ha detto, poiché ha un'officina, un laboratorio dove lui ha deciso di invitare persone che appunto per mostrar loro come fare a realizzarli. Ecco, queste sono alcune persone che dopo il workshop iniziano a chiamare con quei prototipi e dicono e si meravigliano del fatto che appunto funzionino. Queste sono due varianti. Quella a sinistra, vedete che lo schermo LCD è sostituito da un LED, e poi vabbè, l'altro è appunto Bordeaux, e questa è una versione con una scocca che è stata stampata con una stampante 3D. Questa è una versione, una delle mie preferite, e potete vedere che appunto la persona l'ha disegnato proprio di suo pugno tutta l'interfaccia. Quindi se volete realizzare il vostro telefono potete appunto parlare a Dave, che è qui alla fiera, e poi potete accedere al suo sito internet e troverete tutto. Volevo farvi vedere anche un altro prodotto che consente a tutti di fare delle cose. Questo progetto afferisce al campo del design tramite computer, quindi come realizzare oggetti fisici tramite computer.
Jennifer Jacob, il mio studente, ha lavorato su un ambiente di programmazione chiamato Dress Code e l'idea di fondo è che c'è un ambiente di programmazione così come tutti gli altri e si scrivono dei codici e si compilano questi codici, ma poi il frutto di tutto questo è il design di per esempio un pezzo di moda, un accessorio o qualsiasi altro bell'oggetto. Quindi quando dopo la compilazione si vede sulla parte sinistra dello schermo diciamo il progetto dell'oggetto in sé. Questo per esempio è un vestito con una bella decorazione centrale. Quindi Jennifer ha utilizzato questo strumento, l'ha sviluppato e l'ha utilizzato anche per far familiarizzare le persone con la programmazione e il design applicata alla la programmazione applicata al design. E ci sono dei ragazzi che hanno realizzato davvero delle cose molto belle. Ecco, qui ci sono due giovani persone che hanno realizzato delle sciarpe tagliate al laser. Queste immagini sono attinenti ad un laboratorio più recente e questo disegno è stato generato da questo ambiente di programmazione e la persona che lo ha programmato la sta anche indossando ora. Questa è un'altra maglietta proveniente proprio dallo stesso laboratorio. E poi questa è una foto di un altro laboratorio dove altre persone hanno potuto realizzare veri e propri capi di vestiario. E questi capi di vestiario sono stati anche messi in mostra, sono stati messi in mostra durante la settimana della moda di Boston. E questo vestito che vedete in primo piano è stato proprio creato tramite quell'ambiente di programmazione. Quindi vi ho sparato contro questa serie di esempi, vi ho mostrato tutta questa serie di esempi che mostrano come si possano aiutare le persone a realizzare, a fare. E voglio concludere adesso facendovi vedere alcuni degli oggetti che abbiamo realizzato noi proprio come creatori in prima battuta. Quindi questo è uno di una serie di oggetti. Questo è stato realizzato da GC. Se volete sapere di più in ordine a questo progetto, potete cercare tutte le notizie sul nostro sito web. È un oggetto realizzato assolutamente in carta, tutto in carta, con della vernice e poi semplice materiale elettronico di base. Questo è un progetto che è stato realizzato non da uno studente, che è ufficialmente del mio gruppo, ma è uno studente che consideriamo come uno di noi, diciamo, perché è molto vicino a noi a livello intellettuale e personale. È Mitoran, si chiama, Zoran si chiama. È un'esplorazione su come mescolare l'artigianato tradizionale con la produzione digitale. Quindi cosa potrebbe risultarne, cosa potrebbe anche
significare sia per il lavoro digitale che per l'artigianato. Quindi ha preso dei vasi di ceramica, li ha rotti intenzionalmente e poi ha sostituito le parti rotte con elementi in lattice stampati 3D e realizzati al computer, quindi in maniera digitale. E l'ha assemblato qui. È stata davvero una esplorazione di come sia la fabbricazione digitale e l'artigianato tradizionale possano interrelarsi e trovare nuovi collegamenti, nuovi nessi. Quindi come l'artigianato tradizionale può portare il suo contributo alla realizzazione digitale e viceversa come questa possa contribuire al mondo dell'artigianato. E poi volevo concludere con questo pezzo che è abbastanza personale. L'ho fatto in collaborazione con i miei genitori che lavorano bene il legno, la loro professione. Hanno fatto questo pezzo, questo mobile curvilineo e hanno realizzato questa forma curvilinea. Io invece ho progettato alcune delle parti elettroniche che vi sono state installate. È una lampada molto semplice e quindi quindi toccate in qualsiasi punto di questo elemento di legno la lampada, ebbene la lampada si accende e poi si spegne nello stesso modo. Quindi avete visto gli oggetti e le esperienze che i miei studenti ed io abbiamo realizzato e sui quali abbiamo lavorato. Vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione.